11 della mattina, passare da 3 minuti, ancora una buona giornata. Cristiana Buonomano, redazione di Sky Sport 24. CR7 arriva nel nostro campionato e allora in esclusiva le sue partite nel campionato di Serie A, ma anche in Champions League, evidentemente. Quindi mille modi, mille soluzioni, mille modi diversi per vederlo. Il colpo del secolo è arrivato in Italia e il suo titolo, il nome di Cristiano Ronaldo di CR7, quello della Juventus, sono su tutti i quotidiani del mondo, su tutti i social del mondo e tutti guardano all'Italia. L'Italia è titolato questa mattina. Alessandro Lupi. Partiamo chiaramente dai quotidiani sportivi, dalla Gazzetta dello Sport. Il titolo è Arrivo con il punto esclamativo, è lui nella sua posa classica, quella in cui mostra tutto il suo strapotere fisico dopo un gol. CR7 Juve è fatta, e poi nel riquadro sceglie la Gazzetta dello Sport la foto con il brindisi di gruppo, Andrea Agnelli, Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes e gli altri collaboratori di questa operazione con i calici in mano per festeggiare il colpo del secolo. Fiat Lux è il titolo invece del Corriere dello Sport, annuncia 17,32, Ronaldo è costato 117 milioni, 4 anni di contratto, lui ho chiesto di andare via, probabilmente strategia condivisa con Florentino Perez a livello comunicativo. E anche in questo caso non è un riquadro, ma in un circoletto c'è la foto del brindisi. E poi il richiamo all'editoriale di Ivan Zazzaroni, che abbiamo già letto, vi invito, per chi non ci avesse ascoltato prima, a farlo. Non ci posso credere, ammette di averci creduto poco Zazzaroni a questa trattativa, finché poi non si è capito che fosse evidentemente